Sci Fab Lab e vedere l'invisibile che ci circonda. Il Fab Lab scientifico dell'ICTP è nato nel 2014 per fornire agli scienziati, ma anche alla più ampia comunità di inventori, maker e creativi, gli strumenti e le tecnologie necessarie a sviluppare i propri progetti, per il beneficio di tutti. Si occupa di sviluppo e ricerca, soprattutto nel campo della stampa 3D e per la scienza e l'educazione. Il team che gestisce il Fab Lab scientifico dell'ICTP è composto da uno staff di giovani appassionati di scienza e tecnologia che dispongono di variegate e poliedriche competenze in campo maker, di design e di fabbricazione digitale e didattica moderna e interattiva. Buongiorno e bentornati a questa nuova puntata di Maker Chef. Maker Chef, come noterete, ho il cappellino da chef, anche se forse non si nota così un po' meglio, ho il cappellino da chef perché questo è Maker Chef. In questa trasmissione abbiamo ogni volta degli ospiti incredibili e dopo la sigla vi presenteremo un ospite senza pari. Due grammi di silicio, quattro pezzi d'acciaio, lasciare ad essiccare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, poi cuci, salta, tagli, accendi, Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, Maker Chef. Vedere l'invisibile che ci circonda? Ti è mai capitato di vedere le particelle che ci attraversano in ogni momento? No! La nostra camera a nebbia permette di vedere con i tuoi occhi le particelle elementari di cui hai tanto sentito parlare dai fisici, ma che nessuno è mai stato capace di mostrarti. Uno strumento per rallentarle, uno strumento per fermarle e nel buio rivelarle. L'invisibilità, signore e signori, l'invisibilità è un obiettivo che l'essere umano ha un po' da sempre. E oggi avremo l'inventore della prima macchina per l'invisibilità. Lo faremo accomodare adesso. Entri l'uomo invisibile. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Posso sedermi? Sì. Grazie. Allora, noto come prima cosa, noto che questa sua invenzione della macchina dell'invisibilità funziona molto bene, no? Il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste, noto come ICTP, ha inaugurato il 12 agosto 2014 il primo Fab Lab della regione Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un Fabrication Laboratory, cioè un laboratorio di fabbricazione incentrato sull'inventiva e sulla creatività e con particolare interesse per le applicazioni scientifiche e a beneficio della società. La sede, di oltre 300 metri quadri, è all'interno del campus scientifico di Miramare, vicino a Trieste. La prima domanda che le faccio, no? Ma questa macchina dell'invisibilità come funziona? Cioè, praticamente anche i vestiti diventano invisibili? No, i vestiti no, E quindi come ha fatto? Non ho i vestiti. Chiaro, perché i vestiti non diventano invisibili, no? Ok, vabbè. I Fab Lab costituiscono una rete globale di laboratori che rendono possibile l'attività delle persone creative di tutto il mondo, rendendo accessibili moderni strumenti di fabbricazione digitale e prototipazione rapida. In particolare, il Fab Lab dell'ICTP offre accesso gratuito a tutti coloro che vogliono sviluppare nuove idee in campo scientifico, educativo, di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del territorio, anche grazie al sostegno dell'amministrazione comunale di Trieste. Nuovi accordi e collaborazioni con altre istituzioni sono in corso di attivazione. Nel nostro Fab Lab. Signor uomo invisibile, no? Lei, oltre a essere un inventore ormai di fama mondiale per questa scoperta sensazionale, no? Nella vita cosa fa? Ha qualche hobby che si interseca con il suo lavoro di scienziato? Sì, guardi, sì, proprio una cosa che adoro, che mi accompagna sempre. Sì? Faccio il mimo. Il mimo? Faccio il mimo. Quando è visibile? No. Adesso, per esempio, sto facendo la fune. Uguale, come se fosse vera proprio. È perfetto, ho anche un nome d'arte. Mi dica il molto nome bello. Il cognome è Dugno. Dugno, che è un nome Dugno, che entra. Nome Dugno, no? Dugno. Sì, Dugno. E il nome invece è Mimomo.
Mimmo Modugno. Mimmo. Sì. Infatti l'invisibilità è stata un'esigenza, cioè perché io faccio il mimo, sì, però sono estremamente timido, no? Se le chiedono, poteva fare un'altra roba? Cioè, no, perché questa è la mia passione, cioè non è che si comanda alle passioni. Nel nostro Fab Lab troverete una serie di strumenti avanzati per la prototipazione a controllo digitale, tra cui cito ad esempio una macchina per il taglio ed incisione al laser, una varietà di stampanti 3D a basso costo, diversi tipi di scanner 3D e una fresa a controllo numerico autocostruita per la lavorazione dei metalli e del legno. Disponiamo poi di una postazione per la progettazione elettronica con scheda microcontrollore, come Arduino, e di un'ampia scelta di sensori e attuatori con cui sperimentare. Oltre a fornire supporto... Siamo tornati qui col nostro signor Mimmo Modugno, l'uomo sì, invisibile, il primo inventore della macchina per l'invisibilità della storia. Sono perfetto? Sto facendo il l'uomo davanti al vetro, quello che tocca il vetro, quello lì, no? Che dopo bravo, abbassa il vetro, tira fuori la testa, quello lì. Uguale, ma perfetto, eh? Che perché bravo, sono anni e anni che lo faccio. Sono timido e ho fatto la macchina all'invisibilità perché non volevo farmi... Vuoi sapere i lati negativi? I lati negativi sono l'inverno. L'inverno, che dovrò cercare di fare una macchina per eliminare l'inverno. Scusi un attimo, ma questa invisibilità è reversibile oppure l'invenzione è solo andata senza ritorno? Andata senza ritorno. Quindi è così e fine? Sì. Okay. Sì, sì. Oltre a fornire supporto ai ricercatori del centro di fisica, siamo aperti a progetti esterni proposti da privati cittadini, con l'unica condizione che siano maggiorenni. La loro missione è soggetta ad approvazione da parte nostra e non si paga alcun costo per l'utilizzo delle risorse del Fab Lab, ma va accettato il principio della condivisione aperta di ogni esperienza e conoscenza acquisita all'interno del laboratorio. Gli autori di prototipi, modelli o programmi sviluppati nel nostro Fab Lab ne mantengono ovviamente il pieno possesso e la proprietà intellettuale, ma sono invitati, per quanto possibile, ad utilizzare licenze aperte. Siamo infine sempre felici. Come la sua famiglia ha preso questa incredibile novità che riguarda il suo corpo? I suoi parenti sono contenti oppure no? A sprazzi, devo dire che anche da queste occasioni si fa di necessità virtù, in qualche modo, e siamo riusciti a mettere su un numero di spettacolo, io e mio fratello assieme. Benissimo. Questo numero è il numero dell'uomo invisibile, sì, e l'uomo inguardabile. Ecco, lui veramente, proprio non è il caso, proprio è venuto su male, molto male. Quindi... L'uomo invisibile, l'uomo inguardabile. Quindi il pubblico, sì, praticamente si gira un po' dall'altra parte e non assiste a questa invenzione di questo. No, studio, anche perché i miei numeri non sono... Non li vedono, no? Quando faccio il mimo, sì, essendo che mi vergogno e quindi sono invisibile. E l'uomo inguardabile non lo guardano. Non lo guardano proprio perché preferiscono. È una scelta. Un successone, immagino, questi show proprio veramente. Bisogna anche scegliere delle cose che non fanno gli altri. Chiaro. E questo, mi creda, ma proprio non lo fa nessuno. Siamo infine sempre felici di accogliere nel Fab Lab singoli curiosi e gruppi di visitatori che vogliano conoscerci meglio e organizziamo durante l'anno incontri ed eventi gratuiti per diffondere la cultura del fare. Tra questi spicca senz'altro la fiera primaverile della Trieste Mini Maker Fair, una festa dell'ingegno che raduna e fa scoprire makers, inventori, artigiani, scienziati ed artisti provenienti dal Triveneto, dalla Slovenia, dalla Croazia e oltre. Nel mostrare i progetti da loro realizzati, gli espositori condividono con il pubblico la loro passione per il fare e coinvolgono tutti i visitatori nel loro slancio creativo. Abbiamo qui con noi di nuovo il maker dell'invenzione della macchina dell'invisibilità, il Mimmo Dugno, come si chiama? Mimmo è il nome, Dugno è il cognome. Purtroppo non riusciamo a vederla, questo è un gran peccato, perché vedere comunque il Mimmo che fa comunque una rappresentazione sarebbe bellissimo. Beh, guardi, allora io farla davanti a tutti mi vergogno, però siccome lei è qui voglio farle un regalo. Il mio assistente ha portato questo prototipo di visore, che era un semplice visore 3D che io ho trasformato
e lei può vedermi. Un po' come la camera a nebbia. Esatto, esatto. Perfetto. Ecco, ecco, adesso lei mi vede. Sì. Cosa sta facendo? Buongiorno. Sto lei facendo la macchina adesso. Lei è senza vestiti, ricordiamo. Sì, sto facendo la macchina. Guardi la macchina, guardi la macchina. Guardi come sono uguale alla macchina. Guardi, sì, adesso sono guardo un attimo. Dai, okay. guardi il furgoncino. Sì. Ecco, adesso mi giro un attimo, mi giro. Cos'è questo, indovini? La medusa! Oddio, che schifo, Dio mio, la medusa. E vabbè, tagliamo. Grazie, signor Dugno, di essere stato qua con noi a Maker Chef di oggi. Sperando di non rivederlo più, cosa molto probabile, la salutiamo. Ringraziamo il signor Dugno di essere stato qua. Ma non è la mano quella lì che sta... Il gomito. Il gomito, va bene il lo gomito. Stesso. Gomito. Grazie, signor Dugno, di essere stato con noi qua a Maker Chef di oggi. Arrivederci. Batti il 5! Arrivederci. Arrivederci, grazie signor Dugno. Il successo di questa iniziativa si quantifica nel numero dei visitatori, salito dai 6.000 della prima edizione del 2014 agli oltre 16.000 che l'hanno affollata nel maggio 2015. Per maggiori informazioni sulle regole del Fab Lab, sugli orari di apertura e sulle modalità di presentazione di un progetto, invito tutti a visitare il nostro sito web scifablab.ictp.it. Lasciare ad essiccare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, poi cuci, salta, tagli, accendi. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef.